tanti anni, è diverso, eh. Alle prossime che andranno a Venezia, visto che bisogna sempre andare oltre, sì? Perché ormai la sputandata è già ormai banale, sì. I raggi X, le lastre, la portate direttamente quelle, così si va oltre. Va. Io adesso vorrei andare a Alessi, vorrei andare a lei. No. L'ho lasciata per... Ecco. Perché evidentemente... Patricia, ciao, a parte il fatto vorrei capire come si è vestita la Contreras, famosissima protagonista di The Lady. The Lady ormai è universale, no? Quindi tu sei andata in rappresentanza di The Lady? No. Vuoi alzarti un attimo, scusa, perché voglio cercare, scusa regia, voglio capire. È bella. Allora, lei cosa hai messo? Vabbè, questo è bellissimo, questo stivale è bellissimo. Poi hai messo una camicia lunga e sopra una minigonna con la zip che uno l'apre, tracatrac, se mi hai capito. Perché... No, allora, questo se lo devo spiegare. È una bellissimo. È una tendenza. Che è una tendenza. È una tendenza. Fermi tutta. A casa. Dei fashion blogger. Aspetta, momento. Nuova Miss Italia è una tendenza. Sì, sì. Dimmi questa tendenza. Poi una camicia di forza. È una camicia di forza per le tette pazze, per evitare che ci siano problemi di vento. Sì. Sto scherzando. Sì. Comunque questa camicia te la allacci così, sì, per fare un po' di diversità. Questa la conosco, questa tendenza, è bella perché è una camicia maschile che tu metti, sì, e ti prendi le maniche. Le maniche. Esatto. Oh. Come se ti abbraccia l'uomo. Brava, capito? Cioè, tu passi una notte da... te l'ha lasciata in camera da letto quella camicia che hai usato, cara? Guarda, esatto. Nessuno me l'hanno regalata. L'hanno regalata. Sponsor che... Sì, ma la gonna sopra, non capisco. La gonna sopra. E la gonna è una gonna di pelle semplice che volevo abbinare allo stivale rosso. Ah, però questa è una tendenza tua che hai fatto, un'aggiunta tua. No, perché il rosso va di moda. Ah. E diciamo che il colore di tendenza delle stivali sono rosso e rossa. Vabbè, sappiamo tutto. Comunque io non avrei dormito stanotte se lei non avesse spiegato questa tendenza. No, però amore, che utile stanotte guarda prendere sonno, no, ve lo dico. Io voglio farvi vedere come è andata vestita. Che parolone, mo vestita. Vestita, bravi. Ma vestita. Bisogna vestirsi per svestirsi. Oh, eccola lì. Quella è vestita, scusa. Sì. Perché? Scusa, ma è mutande, Barbara? Sì. Quelle sono mutande, ancora una volta. Poi tu dici, non devi dire certe parole. Quelle sono mutande. Quelle sono sotto che... Cioè, da lì si vede se ha fatto la ceretta ancora. Tutti gli anni diciamo le stesse cose. Avete fatto la ceretta, perché sennò a red carpet... Ah, ma questa sei tu sempre! Patricia, sei sempre tu questa. Fotografio ovunque, davanti e da dietro, sì. Ah, io da dietro non l'avevo vista. La classe, è andata a rappresentare la classe e l'eleganza a Venezia. No, vabbè, allora sono andata. È un brutto spettacolo. Sono andata perché sono stata ospite di Christophe Guillaume. Che è una... Di chi? Christophe Guillaume. Guillaume. C'è Caruso che ridi così. Amore, è una stilista francese. Noto per. Io non... Caruso, se sei ignorante, Paola. Ignorante, Barbara, ma è un stilista francese. Sì. È stilista francese. Ti ha vestito lui così? Di biancheria intima? No. Disegna biancheria intima? No, vestiti haute couture. Una mutanda e un benesoma. Vestiti haute couture. Cioè, purtroppo è stata presa quella foto. Purtroppo. Vedi che c'è una mutanda. Quanto gli è dispiaciuto che hanno fatto guarda, quella foto. Adesso guarda, subasterò le mie mutande. Faccio la subasta delle mie mutande. Così passano a fare qualche ruolo importante. È un'attrice che si è messa a nudo, capito? Assolutamente d'accordo. Sì. È bella. Allora, noi però siamo andati in giro a Venezia per cercare di capire...